questa è una delle cose più tecniche, ma siamo riusciti a proiettarlo. Comunque incomincerei a parlare di del programma UGIN, che sono anche davanti, che è un programma sia professionale sia, e sia per inesperti, cioè anche una persona non molto esperta può fare spin automatico, come fanno anche alcune macchinette fotografiche commerciali, no? Senza bisogno di questi programmi. Però questo ha vantaggio che anche professionale, cioè è possibile fare delle foto fino a, qualcuno è riuscito a 2 gigapixel e mettendo insieme non so migliaia di foto. Io sono arrivato al mio massimo che ho 82 foto da 12 megapixel. Poi è possibile scegliere tra una ventina di tipi di proiezioni, cilindrica, rettilineare, rettangolare, eccetera. A me interessava solamente la cilindrica, praticamente la rettilineare o lei più rettangolare le uso raramente quando ci sono dei monumenti che hanno bisogno di non vedere distorsioni, no? Cioè, tipo quando uno fa una foto con un triangolo, se ci sono delle aberrazioni sferiche con la rettilineare va bene. Invece la cilindrica va molto bene per fare le foto a 360 gradi. Secondo un film, l'unione della fine e dell'inizio della foto del 360 gradi è così perfetta che nemmeno un pixel di errore, cioè alla fine uno può prendere l'inizio e metterlo alla fine in coda e vede duplicate alcune cose, e quindi l'immagine totale rimane più grande nel faccio di uno, per esempio, rimane più grande di 360 gradi. Vado a cercare un po' di esempi. Solo per farvi vedere un esempio di cose che ho fatto io, no? Questo l'ho fatto già un po' di anni fa. Allora, praticamente, io ci ho messo anche i nomi dei monti. Se notate questa montagna che ha una forma particolare, che qui alla fine si ritrova di nuovo all'inizio, no? Quindi è più di 360 gradi. Qui c'era il mare di nuvole, bisogna anche avere fortuna. E dove potevo ho messo anche i nomi dei monti, come si chiama. Se vogliamo ingrandire, si può. Allora andiamo su un po' uno, e poi andiamo a vedere. Qui ci sono dei vari nomi di montagne. Questo è un Monviso visto da quando eravamo un passo giù nella Cialancia. Adesso c'è il Viso Mozzo. Comunque questa fotografia è a 360 gradi e non è fatta con un obiettivo così, ma è fatta con un obiettivo normale a mano libera, quindi dove c'erano molte nuvole è un problema trovare di sovrapposizione. Comunque, con un po' di pazienza, se c'è sempre un po' di terra o qualcosa che non siano nuvole o che non sia cielo, cioè i punti di controllo della sovrapposizione non può essere zero, perché non ha nessun riferimento, potrebbe essere una piazza di neve che ha una forma che abbia uno spigolo, un confine orizzontale e un confine verticale. Uno dei punti, poi generalmente bastano 6 punti di controllo per ogni coppia di colori, però il programma automaticamente è. Allora chiuderei un attimo questo.
foto in cui se guardate le proprietà, noi abbiamo le proprietà dell'immagine. Il microfono ce l'ho, sì. Sì, serve. Eh sì, perché non si può. Ah ok, no, pensavo di parlare di questo. Pensavo di andare a chiudere. Grazie. Pronto? Perfetto. Fino a
sono forte a Monte Rosa. Questo è il 50%, se vuoi ingrandisco il coro. Se ingrandisco il coro vedrò che fanno una margherita della superba, che è una cosa non molto semplice. Sì, cioè se io avessi uno schermo con definizione maggiore riuscirei a vedere la fanno una margherita più o meno. Adesso qui. Siccome questo schermo ha una risoluzione minore, comunque diciamo che indicativamente, ah forse è meglio chiudere un po' di, se troppo a luce lì. Prendiamo il nero. Ecco sì. Quindi qua. Bisogna provare qui. Sì, questo mio qua è abbastanza fastidioso. No, non è quello. Adesso si è acceso più. Allora, noi vedremo subito che
ci sono dei punti con degli errori. Prima di tutto qua l'organizzazione non era, era quella di base. Se noi sappiamo che abbiamo un grand'angolo, non un teleobiettivo, ma un grand'angolo, dobbiamo scegliere che deve correggere sia le posizioni che la traslazione, la vista e il barilotto. Barilotto sarebbe la distorsione barilotto, la chiamo. Allora, poi faccio ottimizza, no? E lui con computer veloce lui ottimizza e mi dice già subito che ha migliorato la media 0,8 pixel di errore. Andiamo di nuovo ai punti di controllo, comunque vediamo che c'è qualche punto con un pixel di errore. Allora faccio cancella, non so se vado troppo veloce, ditemelo. Io ho fatto cancello quelli che sono superiori a uno di errore. Come vedete qua sembra il punto di un cero. Ecco, se notate nel lago già automaticamente non ha messo dei punti di controllo, semplicemente perché non li ha trovati. Cioè, i riflessi di questa foto sono diversi dai riflessi dell'altra foto. Comunque io comincio a cancellare qualcosa, no? Siccome non c'è molto tempo qui, non sto a perdere delle ore e poi aggiungo qualche pixel, ecco, per esempio tolgo semplicemente qualcuno di quelli che trovo abbastanza strani, tipo questo che è tutto verde, questo qui va un po' meglio, però a 2,89 pixel di errore, lo cancello. Comunque la distanza io penso che sia in pixel, quindi 0,89 questo qua lo cancello perché è blu, non ha riferimenti. Allora è meglio a questo punto aggiungere dei punti di controllo, ho fatto aggiungi, adesso lo vado ad aggiungere in un punto che mi piace, cioè dove ho delle linee verticali e orizzontali, qui c'è una chiazza di neve e va bene aggiungere quel punto. Mi dice subito che l'errore è 1,30, però prima dell'ottimizzazione, poi vediamo. Poi ne aggiungo un altro qua, ne aggiungo qui, anche qui, con linee orizzontali e verticali. E qui fa subito vedere che ha trovato il punto di controllo sulla destra, io l'ho fissato a sinistra, a destra me l'ho fatto vedere. Aggiungi, e poi, siccome qui non c'è molto tempo, fare che... Vabbè, ecco, non una cosa c'è da fare, siccome qui ho fatto troppe foto, già ho scelto questo caso, perché... Se vedete io potevo usare meno foto di sovrapposizione, perché qui sulla destra io scelgo questa è quella che abbiamo corretto. Quest'altra foto che è la successiva ha dei punti di corrispondenza anche lei sulla prima, quindi questa è la terza. Il fatto che abbia dei punti di corrispondenza con la prima mi dà fastidio, cioè dà fastidio al programma, perché gli basta farne una a fianco l'altra. È inutile cercare di mettere dei punti di controllo su delle posizioni lontane. Allora io faccio che cancellare tutti i punti, no? Quindi su cancella, li cancello tutti. Poi vado avanti, devo andare avanti, faccio questa. Anche qui li cancello tutti, no? Incomincio dal primo, come vedete c'è lo blu. Cancello tutti i punti di... perché sono di... posizioni che non mi interessano, questo è il vantaggio di avere la posizione manuale. Ah, ogni tanto, siccome ho fatto delle cose, faccio ottimizza, anzi bisognerebbe sempre, ecco, come vedete è già migliorata di nuovo, siamo a 0,7 di media di errore. Ritorno sui punti di controllo, vado avanti, anche qui li cancello tutti perché stiamo parlando sempre della seconda e della quarta, cioè c'è una foto in mezzo in più che mi basta. Allora prendo il primo punto e poi li cancello uno dietro l'altro velocemente. A questo punto forse siamo arrivati alla fine, sì. Ritorniamo all'inizio, però torno a quella di prima. Qui abbiamo i punti di controllo che sono sempre quelli, comunque facciamo un'ottimizzazione. È rimasto qua, punti di controllo, andiamo avanti per vedere, qui dice
Ecco, questa cosa, ah, ecco, qui c'è stato qualcosa, non sono andato troppo avanti. Qui eravamo in fondo. No, ho sbagliato io. Ho capovolto il coso, ho messo a sinistra la seconda e a destra la prima, per quello che ho sbagliato. Devo invertire le cose, quindi qua devo metterci la 18 e qua la 19. Allora, questo qui ha un verde, questo verde, questa linea verde significa in alto, significa che è buona la sovrapposizione, cioè i punti di controllo sono buoni. Poi, ah, ecco una cosa da dire, i punti di controllo non devono essere tutti allineati, se no poi manca riferimento verticale, quindi anche loro devono essere o su un cerchio o dentro un quadrato, dentro, insomma, così andrebbero abbastanza bene. E qui vedo che è verde, faccio che lasciare questi errori qua, magari ne tolgo due, tanto per. Vediamo questo qui, quelli che superano uno, li tolgo. Poi vado qui a vedere questo qua, lo tolgo, questo qua lo tolgo, e questo lo tolgo. Lasciamo così. Però ogni volta che tolgo dei punti e voglio un riferimento, devo fare l'ottimizzazione. Quindi questo programma è così. Se notate abbiamo già di nuovo migliorato, siamo 0,64. Devo ritornare ai punti di controllo, andare alla foto successiva. Qui sicuramente ce ne tanti in quel posto. Comincio a cancellarmi qualcuno. Poi quando uno ha tempo non cancella solo quelli che hanno un numero grande, ma anche quelli che hanno un disegno uniforme che non ha senso, tipo questo non ha dei riferimenti ben netti precisi, no? E allora si fa così. Ecco, questo per esempio anche spostato sugli occhi, questo qua lasciamo, poi la linea è verde, mi fido, vado avanti. Qui è verde ma un po' meno verde. Quindi anche qui cancello quelli che superano un pixel di errore. Qui ce n'è addirittura uno con due pixel di errore. Qui quest'altro supera, lo cancello. Vedo che un po' di punti ci sono, un po' sparsi. A questo punto faccio l'ottimizzazione e qui ha trovato 0,47 pixel di media di errore. Il massimo è 1,14, quindi non ho dimenticato quanto. Voglio solo vedere se non ho sbagliato a fare, vediamo dall'inizio, bisogna solo controllare se tutte hanno un solo riferimento, ecco, no, ecco perché c'era un pixel in più di errore, perché questa, ah no, questa è quella dopo e questa è quella prima, va bene. Solo che non ci siano tre riferimenti. Sull'ultima, naturalmente su questa non c'è riferimenti e mi dice che c'è solo riferimento ma con un'altra che. Allora, a questo punto rifacciamo l'ottimizzazione, non costa niente, 0,47 di errore. Andiamo sull'esposizione eventualmente. Se uno ha sbagliato qualche posizione si può ottimizzare l'ottimizzazione fotometrica, qui non è il caso di farlo. Poi a volte nelle immagini qua ci sono anche tutti i dati, qui dice l'imbardata, l'inclinazione, l'imbardata probabilmente è questo meno 13,4 significa che la prima foto rispetto al centro dell'immagine cioè, rispetto a una certa foto è a meno 13, la seconda a meno 13,5, la terza 32 gradi, la quarta 57, l'ultima 78 gradi. L'inclinazione qui, questa qui, ah, perché è venuta sbagliata, cioè, ci sono dei problemi. Allora, qui c'è un'inclinazione sbagliata. Rollio sarebbe questo, cioè se la foto successiva fa un po' così. Allora, probabilmente c'è qualcosa che non mi piace. Allora andiamo su, prima di
vediamo l'anteprima vera, perché prima abbiamo visto l'anteprima provvisoria. Adesso vediamo quella vera, ecco, in effetti non è un grafico. Allora dobbiamo intervenire manualmente, tutto perché questa è una foto che ho scelto io che ha dei problemi, no? Perché se no è tutto in automatico, è facile. Allora, qui a destra noi possiamo ingrandire l'immagine e qui in basso ingrandiamo anche in orizzontale, ingrandiamo il campo. Come vedete il centro dell'immagine è sul cielo, questo è l'errore, no? Cioè sul cielo. Cioè io non sono qui dove ho fatto questa quota, ero a 2500 metri. Io so che queste montagne sono 2007, quindi l'orizzontale si trova circa qua, un po' più a destra e un po' più in basso, no? E così comincia ad andare un po' meglio. Allora, devo ancora spostarmi un po' a destra e poi devo correggere. Allora, qui ho fatto tutto col tasto sinistro. Col tasto destro, sulla destra dell'immagine, e qui bisogna fare attenzione, perché quando io voglio, allora, questo programma, io lo posso aprire, posso per esempio aprire di modo a vedere l'ottimizzazione, quindi di controllo, eccetera, no? E dimenticarmi che ho un'altra finestra aperta, che era questa. Se io la apro e ci clicco sopra, allora andiamo a vedere. Se io per aprirla clicco qua, rovino tutto, perché lui pensa che io voglio il centro dell'immagine lì. Quindi devo cliccare sul bordo per aprirla, no? D'altra parte il mouse 1, quindi non è che mi possa. Allora, devo spostarmi ancora un po' a destra qua, ancora un po' e un po' più in basso probabilmente. Poi col tasto destro del mouse vado sulla destra e dico: secondo me questa montagna è troppo bassa, quindi l'orizzonte non è questo ma è questo, e lui la raddrizza, no? Poi se notate, se io vado su, adesso che è raddrizzata più o meno, se vado sul cielo, se notate vengono fuori queste cose qua. Se vado sul lago, sempre col clic sinistro, al contrario viene una foto per così. Questa perché automaticamente, essendo grandangolare, essendo fatta da singole foto grandangole, non è come un tele e quindi è un po' più difficile da assemblare. Allora, torniamo sul punto che abbiamo visto qua. Qui più o meno. Cioè devo cliccare un punto che sia più o meno la stessa altezza. Poi mi sposto un po' a destra e poi vado su. Allora qui a questo punto decido che no, è un po' in basso, ho notato che siccome l'ho fatta col trattiere questa, la dritto un po' mi basta poco, ma forse magari solo un pixel però. Comunque adesso è orizzontale, devo solo verificare che questo contorno non mi piace. Allora io chiuderei, anzi più che chiudere farei una cosa, non riesco più a guardare sul bordo dell'immagine, però chiudere faccio così in modo da avere le due cose visibili insieme. Adesso questa la vado sull'assemblatore, che è l'ultima a destra, no? Perché qui in alto qua c'è assistente, dove abbiamo fatto carica immagini, allinea, eccetera, no? Ah, comunque di tutte queste cose non dovete prendere appunti, perché o sul sito da qualche, oppure io ho anche delle foto lì con queste spiegazioni già preparate in modo più o meno empirico, c'è un manualetto mio. Allora qui abbiamo la possibilità di vedere le due cose. Se riusciamo, facciamo così e vediamo che qui abbiamo, allora qui come altezza abbiamo 2004 e va bene, se no potevamo cambiare la dimensione. Noi qui vediamo che dobbiamo passare questa linea verticale. Le linee sono,
questa, sulla quarta riga c'è il ricavo. Sinistra 2-3-2 io lo aumenterei un po', no? Porterei a 2, poi qui va. Si va a caso, no? Il 3 lo porto ad 8, 8. Non mi piace ancora, facciamo 300. 300 a sinistra non basta, 330, perché non voglio linee nere. 330 e mi va bene. A destra gli tolgo ancora qualcosa, 6044, naturalmente sopra la larghezza effettiva che è 6003, no? Io 6044 gli toglierei il 4, gli metterei uno 0 e più o meno va bene. Sopra, superiore 236, che sarebbe la distanza tra qui e qui, quel 236 lo porterei da 36, proviamo, e lo lascerei così perché poi con Gin voglio fargli vedere come si aggiunge quel pezzettino di ceto, anzi gliene aggiungo ancora 300 e 46. No, 126. Poi sotto, adesso qui devo spostarmi, non so, perché ho sposto questo sotto, ma vabbè. Sotto direi che va quasi bene, lascerei così. E poi qui così vediamo se con Gin qualcuno poi voglia a casa, perché non ho troppo tempo. Cioè, in questi casi si può anche aggiungere dell'erba, però ci sono delle pietre, insomma, bisogna duplicare la pietra, insomma, non è facile. Allora a questo punto direi che qua abbiamo finito l'anteprima panorama, l'abbiamo raddrizzata, io andrei, andrei subito sull'assemblatore e farei qui formato, io ho già previsto il formato TIF e compressione del ZW doppio che è senza perdita, per chi conosce un po' la fotografia, il JPEG ha dei problemi perché come abbiamo detto 65.000 pixel massimo di larghezza o di altezza. Qui invece non c'è, col TIF non ci sono problemi, non ci sono perdite e quindi facciamo l'assemblaggio. Qui devo chiudere un po'. Cambiate la risoluzione dello schermo. Allora, facciamo assembla, speriamo che faccia in fretta. Qui dobbiamo dargli, qui ti chiede di salvare questo coso qua. Lo chiamerei, ecco, si può anche salvare tutte le modifiche fatte durante la cosa e domani riprendere, no? Un altro giorno, anche fra un mese. Allora io gli darei un nome qua, lo chiamerei prova. Prova. E gli toglierei un po' per non avere un nome troppo lungo. Qui nel nome automatico mi dice che ho incominciato dalla foto P11, 60, 518. E sono finito la 500. A questo punto gli do salva. Adesso invece che stato è specificare il prefisso dell'output. Qui si sono dimenticati di dire che questa cosa va fatta in TIF e quindi anzi io gli do un nome lago, penso, lago. E poi salva. A questo punto qui mi vengono fuori un mucchio di cose nuove, perché ho scelto output prolisso, vuol dire che lui mi scrive tutto quello che fa mentre lo fa, no? E poi se voglio posso salvarmi questa immagine, ecco, mi ero dimenticato. Se io vado sulla cartella qui, niente, è già finito, non importa, comunque si potevano salvare i risultati intermedi, no? Ve lo faccio vedere in un altro modo, oppure ve lo rifaccio, facciamo che rifarlo, no, non c'è tempo. Allora, qui abbiamo chiuso, qui chiuderei il Gin a questo punto, a meno che qualcuno ha delle domande sul Gin. Poi passiamo a Gin.
zinc direte, se uno usa il zinc con un modo automatico, è molto semplice. Se uno poi comincia a prenderci la mano, usa anche queste modifiche minori. Allora, andiamo a vedere questo qua. Noi eravamo su le capioli. La seconda, dalla parte, dopo in su. Allora, le gradiol, l'ultimo, ci andiamo a vedere, modifica, lago.t. Allora, se noi andiamo a vedere, lo apriamo con zinc, perché non c'è tempo a fare tutto, perché poi vi faccio vedere anche come si fanno le foto. Allora, qui abbiamo zinc, e devo aprire lago.t, che è l'ultimo, qui l'ho messo con la data di modifica, quindi l'ultimo è in testa. Apri, lo apre molto veloce perché è una foto piccola, salviamo il 100%, vediamo che non ci sono problemi, nessun tipo, tranne se vedete non ci sono errori di assemblaggio, che l'ho fatto adesso e questa cosa non l'ho preparata. Non ci sono errori, poi vi faccio vedere qualche errore di assemblaggio, se c'è tempo. Comunque, non ci sono errori di assemblaggio. C'è solo un errore, che è molto più grave, ma non è un errore dovuto al zinc. È un errore dovuto al fatto che è arrivato un colpo di vento tra una foto e l'altra e il lago è cambiato. Se notate qui, allora, in questa foto i riflessi del lago cambiano improvvisamente. Perché tra la terza e la quarta, no, tra la seconda e la terza foto probabilmente c'è stato un colpo di vento. Io scelgo questo porto apposta perché ci sono questi casi qua, no? Allora, qui si tratta di, magari ve lo spiego a voce. Comunque andiamo, cominciamo, qui siamo dentro al gym, no? Andiamo in alto a sinistra, qui siamo al 100%, come vedete c'è la zona qui, zinc funziona anche, TIF funziona anche, e zinc anche, funzionano con i livelli, quindi c'è un livello che lo chiamano quello trasparente, no? Il livello. Comunque, se io vado a vedere questo livello, posso, allora, immagine, allora qui, cioè, fonde i livelli di zinc, io non lo voglio più vedere questo livello, lo voglio portare a livello bianco, no? Cioè, e quindi faccio o fonde i livelli di zinc oppure appiattisci immagine fa qualcosa di più, cioè, adesso non ricordo esattamente cosa, comunque, ho anche poca memoria, scusate, comunque adesso io scelgo, qui è molto facile, scelgo una piazza di cielo vicina e la aggiungo sopra, faccio un CTRL C, CTRL V, no? E poi lo sposto, questo è molto facile, lo sposto lì, come vedete ho scelto a destra, mi manca un pezzo, allora lo faccio in due tempi, qui faccio di nuovo CTRL V, faccio già, ecco, punto è finito zinc. Questo fatto però, ecco qui adesso ci sono sia i pezzi di prato da aggiungere, non c'è il tempo di farli vedere, ma si tratta di prendere dei pezzi simili di pietre e duplicarli, oppure lasciare così, cioè a volte una foto è bella anche se non è completa. Invece questo sta male, allora questo io farei subito che aprire, no però non aprirei questo. Niente, ve lo spiego a voce perché non ho salvato questa immagine. Praticamente si tratta di usare questo coso qua, di usarlo sulla foto originale. Adesso vi faccio vedere una cosa di questo. Scusate se non c'è il tempo di farvelo vedere molto. Pensate che questo sia una delle foto da cui tirò fuori il nome. Lo posso far vedere? Esco da questa immagine e un'altra già trovata.
Allora, chiudi senza salvare, non mi interessa. Aprirei un'immagine già pronta perché non c'è tempo. Apri. Quella che ho fatto ieri mi pare, ecco, qui ho delle immagini provvisorie, se guardiamo la data di modifica, e qua l'auto.tif è l'ultima, quella che ho fatto ieri, ieri alle 17, vediamo, qui ce n'è, c'è questa. Allora, qui, ecco, come quell'altra ha lo stesso difetto, se andiamo al 100% qui, andiamo sotto, vediamo, vediamo che è un difetto leggermente diverso da prima, ma più o meno su quel discorso, quello, prendo questo coso qua e vado da, no, prima vado a cercare l'immagine, file, apri, che è una delle quattro immagini già deformate, perché Gimbre deforma, non si può prendere l'immagine originale, le deforma e le rimpicciolisce anche. Quindi io ho già preparato, bastava copiarla mentre faceva, però non ho più tempo, mi sono dimenticato, scusate. Questa è l'immagine che dovrebbe essere una delle due, forse è la terza, quindi quella prima e la seconda. Thank you.
Adesso a questo punto mi muovo finché, forse era meglio cominciare da meno del resto, niente, non ci capisco niente, allora vado sul 100%, no? E comincio a muovermi, allora questa pietra, dove era? Non la vedo, sì, grazie. Questa pietra è quella lì. Vado su 800% e quindi si limita a disegnare la parte quello che sta all'interno. Cercare, dov'è? È quello che non è eccola qua. E adesso così con l'800% di ingrandimento vedo proprio il pixel e vedo qual è il pixel da. Pare che così sia, per guardare la pietra non mi riflesso. Se guardo bene la pietra, questo è giusto. A questo punto c'è l'ancora, io torno indietro, modifica il nulla ancora, devo ritornare al 100%, se no mi fa di nuovo opacità. Allora io torno, adesso non c'è tempo a fare tutto, comunque. Non c'è tempo a controllare se è andata bene, comunque se no si può togliere con zinc, con una gomma sfocata, togliere parzialmente l'immagine che ho aggiunto, no? Andiamo sul 50% e vediamo il risultato. No, ho sbagliato prima perché ho preso troppo pochi riflessi. Scusate, nella fretta manca un pezzo di immagine sulla sinistra. Però in questa zona si comincia a vedere, cioè, allora qui gli do, va bene, e poi prendo magari un altro pezzo di immagine, rifaccio la cosa, perché ho sbagliato, rifaccio la cosa e gli aggiungo. Comunque i riflessi sono stati aggiunti. E con Gimbo abbiamo finito. Qui chiudo senza salvare, la prima prova, chiudo tutto senza salvare. Se ci sono delle domande, se no passo subito a far vedere come si fanno le foto, perché alcune le ho fatte a mano libera, alcune con la macchina foto. E chi viene dopo può già cominciare a preparare il PC, io la resto qua e passo solo a farvi vedere qualcosa qua. Cioè, questa è la macchina foto più... cioè quella che ho usato per fare il video. Qui sto mettendo solo che non è possibile vedere sullo schermo quello che vedo qua, allora mi giro fuori. Se per cortesia la signora si può spostare un po' a sinistra, grazie. Sto guardando, sto mettendo fuoco una cosa che poi... Allora, è possibile con questa macchina foto, vi faccio vedere se si vede, non si può proiettare sullo schermo questo. Allora, io posso mettere a fuoco manualmente, qui siamo a quella roba lì. Se io mi avvicino sparisce lo schermo, però non so, vedete che non è qui. Schiacciamo una certa cosa, qui è un caso particolare, io posso ingrandire di 10 volte l'immagine. Allora, se riuscite a vedere qualcosa, io sto inquadrando quella cosa là ingrandita di 5 volte e poi lo ingrandisco di 10 volte. A questo punto vado a cercarmi la
tradisco solo di 5 volte. Scusate, sto inquadrando lì, potete farmi vedere fuori. Grazie. Allora, c'è quel particolare lì, se notate, io posso mettere poco a mano. Questo è un obiettivo di 40 anni fa, che ho comprato di seconda mano, e come vedete, cioè, se riuscite a vedere, se volete avvicinarvi, se non passo per fondo avanti, io riesco a mettere a fuoco molto meglio a mano che non in modo automatico, perché a volte l'automatismo, quando specialmente c'è tutto grigio, non funziona. Quando c'è un cielo blu, io devo fare un particolare, se c'è solo un pezzettino di terra, un cielo blu, non funziona. Allora, se io metto una volta sola a fuoco, ingrandendo di 10 volte il centro dell'immagine, adesso qui sono 5, ma posso farvi vedere che la vite è una vite che c'è laggiù, che la passano davanti. Comunque, vi dico solo a voce quello che si può fare con queste macchine che non sono reflex. Hanno uno schermo che è da circa quasi un megapixel e si possono fare degli ingrandimenti di 10 volte. Con le reflex vecchie non si poteva fare, bisognava comprarsi una lente di ingrandimento su un mirino pozzetto e insomma, è complicato. Con queste qua moderne, tra l'altro questa è una Lumix che è l'obiettivo Nikon, basta comprare un adattatore, che non ci sia collegamento elettronico non mi frega niente perché faccio tutto a mano, l'esposizione. Ecco, il vantaggio di questa cosa qua, che questi obiettivi hanno già una, essendo obiettivi fissi, quindi non zoom, hanno una precisione di fuoco molto maggiore degli zoom. Da di più hanno una ecco, è possibile mettere a fuoco con il diaframma già impostato, quindi non è che io uso il diaframma 4 e poi metto a fuoco il diaframma 4, quel diaframma 8 magari ha un fuoco leggermente diverso. Queste cose una macchina automatica non può fare. Io lo metto già il diaframma 8 come era, perché era già il diaframma 8, e lo metto a fuoco sul diaframma 8 e poi scatto. Questo l'ho messo a fuoco, lo faccio una volta e poi faccio tutto il fuoco. Quindi in montagna sono tutto all'infinito, non ho bisogno di mettere a fuoco. Se qualcuno ha delle domande, sono io. Forse ho dimenticato qualcosa, però.